皆さんこんにちは、ゆりこたいがです。今ドラマの撮影してます。皆さんご一緒でーす。よーい、ちょっと怒りはんないんだけどこっち行けばいいじゃん。ちょっと待って、マジで見えない、怖いぐらい怖いぐらい、ちょっとここ逆だよね、お兄ちゃん怖い怖い怖い怖い、逆です、兄弟です。兄弟、兄弟、兄弟。何ですか？何が何ですか？はい。ドラマの撮影はどうですか？楽しいですか？楽しいです。楽しいです。だって、めっちゃ楽しいです。いや、皆さん、いなくなりますよ。なんか。はい。ありがとう。じゃあ、皆さん見てね、プリズンホテル。よえい。ゆりこたいがーでーす。今日の台本。私はちょっとしかねなんですけど、日本の台本だいぶ難しいよね、感じが多くて、あれなんか聞かなくない、え、ちょっと、え、めっちゃ壊れてる、ダメだなGrazie, sono Yuriko, benvenuti in questo nuovo videoblog dove oggi vi parlerò di una cosa che sto facendo attualmente in Giappone, ovvero recitare in un dorama. Pa, pa, pa. E ci saranno tanti di voi. Che cos'è un dorama? Un J-drama, ovvero un telefilm, in italiano un telefilm, solo che sono un po' diversi secondo me da quelli italiani. Intanto la loro comicità, la comicità giapponese è tipo una cosa... Non saprei neanche descriverla. Avete presente le pubblicità giapponesi? Quelli che fanno super ridere? Ecco, i telefilm più o meno sono così. Oggi sto interpretando Rosa da Prison Hotel. Prison Hotel sarebbe un dramma comico che parla di una gag, diciamo, di Yakuza. Un hotel pieno di Yakuza e gli giapponesi. Oh mio Dio, che paura. Ma in realtà, diciamo che ci sono tipi che fanno davvero paura. Però ci sono anche i tipi un po' strani. Ed ecco, io faccio parte della tipa strana dello staff, che è quella un po' Yan, quindi tutta quella carina ciucciuccio, ma che in realtà ci cercherà di uccidere da dietro. È proprio adatto a me questo ruolo. Proprio adatto a me, perché è tutta carina, tutta gna 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 ciucciuccio, e poi ti dice: allora potremmo buttarlo su da uno scoglio, sbagliando pure scoglio appositivamente in giapponese, avevo detto una cosa simile. Oltre a me ci sono altri 4 stranieri, di cui in realtà 2 sono half, e siamo, diciamo, quel gruppetto strano dello staff. Io faccio parte del cast principale, non ho molte battute questa volta, però è davvero molto divertente e soprattutto è un lavoro regolare, quindi esco anche solo un pezzettino in teoria in tutte le puntate. È estremamente bello, questa è la mia seconda esperienza. Ammetto di non aver mai studiato recitazione, mi piacerebbe molto farlo, ma per problemi di tempo, kanji e altre cose sembra che sia molto difficile frequentare un corso di recitazione qua, ma sto pregando il mio manager in qualche modo anche un corso breve. Ma in realtà tantissime persone che recitano in Giappone non hanno mai studiato recitazione. Molte vengono scaltate, molte come me passano dal fare il talent a fare l'attrice, e penso che sia un po' anche un fatto di, appunto, talento naturale. Io riesco a immedesimarmi in un personaggio grazie al cosplay, comunque facendo da 10 anni, facendo anche qualche gara, qualche video lezione comunque l'ho presa, però c'è un però, che il giapponese, cioè recitare in giapponese... Hai, ikimasu! Nei dorama succede anche questo. Mi hanno chiamato all'ultimo e dovevo scappare. Adesso mi sono cambiata e è l'ultimo giorno. Sto filmando l'ultimo giorno delle riprese. Forse prima non ho detto qualcosa a proposito di che cos'è un dorama, perché non è esattamente un telefilm. Io dico telefilm per farmi capire, ma sarebbe completamente un genere a parte. Solitamente un dorama è anche molto corto e può durare anche fino solo a 12 episodi. Va a stagioni, quindi la stagione in
invernale, autunnale, primaverile, estiva, con delle cose tipo speciali, come succede negli anime, delle puntate speciali, e solitamente sono cose, non sono proprio drammatici. Ne pensiamo dramma con drammatico, invece per loro è azione. Quindi la storia può essere drammatica, può essere scolastica. Tantissimi drama sono presi da anime e manga. Per esempio, uno dei miei preferiti è Great Teacher Onizuka e Life, che è appunto ispirato dal mio manga preferito. Un altro che vi consiglio è tipo Un litro di lacrime. Ecco, ho appena detto due estremamente drammatici e solo uno. Aspetta, allora ce ne metterò un altro: My Boss, My Hero, che sono completamente due gag comiche scolastiche e due cose che... proprio. Il modo di recitare nei dorama è totalmente diverso da quello di un film o una serie americana. Gli occidentali sono più naturali, cioè fanno capire davvero poco se si sta recitando o meno. Invece io vedo i giapponesi un po' katai, che sarebbe, come dicono loro, un po' rigidi. Nel senso, loro hanno dei modi di fare totalmente diversi dal nostro. Però è una cosa che a noi spunta naturale, per loro deve essere più forzata, il più forzata possibile, perché sennò non si sta nemmeno capendo che ci stai mettendo l'impegno, ecco. Invece magari noi la vediamo tipo: ah, ok, quindi era una recitazione. Sì, era una recitazione. Tutto il discorso del fare l'attrice. Ora passiamo di nuovo alla parte personale di Yuriko Tiger, perché ormai ne abbiamo due palle così della mia vita. Ormai vi dico tutto, anche posso dirvi anche quante volte vado al bagno, che è proprio una, ma se va bene. È il mio vero nome, come voi tanti sapete, perché ormai Facebook e Wikipedia mi hanno tipo pam stangata. È Eleonora, il nome dato da mia madre, perché disse che quando io ero nata ha visto in me un'attrice come Eleonora Duse, che è stata un'importantissima attrice italiana. Da piccola ha sempre provato a spronarmi a entrare nel mondo dello spettacolo. Io ho fatto anche diversi provini e devo dire che non mi piaceva per niente. Non so come mai, ma magari in privato, quando era carnevale, sì, mi mettevo in centro vestita con il mio bellissimo vestito, probabilmente che era da gatta, nero, da streghetta, e riuscivo a raggruppare tante persone. Ma quando dovevo fare un provino o che mi mettevano una videocamera in faccia, io rimanevo: oh no, voglio andare a casa. Non ero molto una bambina portata al mondo dell'immagine, della recitazione, anzi. Però mia mamma invece ha sempre continuato a credere in questa cosa. E quando ho iniziato il cosplay, in realtà mi ha detto tipo: questo è solo un passo, è un gioco prima, secondo me, del tuo vero destino. Non so se poi sono stata influenzata da questa cosa, dal fatto che mi possa chiamare Eleonora, e tra parentesi, chiamatemi Yuriko, santo cielo, cavolo di nome d'arte, rispettatela. Per quanto sapete il mio vero nome, per quanto l'ho detto. E quindi, tralasciando questo, i J-drama sono una cosa fantastica. Dopo gli anime, vi consiglio assolutamente di guardarvi qualcosa, possibilmente appunto in giapponese. Sia quelli coreani che quelli giapponesi si somigliano, ma secondo il mio parere personale sono due cose completamente diverse. Spero un giorno, probabilmente non subito, perché non ho un talento così grande per riuscire a sfondare in un campo come l'attrice adesso, però mi piacerebbe in un futuro poterlo fare, e forse appunto poter dire a mia mamma: avevi ragione. Va bene, auguratemi tanto buona fortuna. Se avete i vostri tipo J-drama preferiti, se avete visto i miei, purtroppo sono un po' difficili da trovare perché copyright eccetera, neanch'io posso metterli al momento. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace, condividete questo video, perché è importante il vostro supporto. Il vostro supporto deriva dalla vostra condivisione. Vi mando un baciotto, ciao! Matane! Ciao amici, con le teare, cosa è?